Il passaggio è stato quasi naturale, nel senso che quando vai su un set e non fai soltanto l'attore, perché poi mi occupo anche di, come dicevamo prima, di regia, di sceneggiatura, ogni cosa che fai, ogni cosa che vivi, poi la trasporti in immagine. E in realtà è stato un po' quello che poi è successo con il libro, nel senso che la storia, e tra poco vi faremo vedere un book trailer, che non è nient'altro che, così come esistono i trailer di film, noi abbiamo realizzato un trailer del libro, che è girato tra Napoli e New York, perché il mio romanzo si svolge tra Napoli e New York. E io ho sempre scritto, anche quando vado sui set, prendo appunti, poi qui tra l'altro c'è un regista, Umberto Rinaldi, che ha curato la regia di un corto a cui sono molto affezionato quando ero piccolissimo, 2005, 6, vabbè, più o meno, e lui osservavo, facevo domande, cercavo comunque sempre di capire perché ho una curiosità innata, cioè il mio sguardo è curioso a 360 gradi, mi piace soprattutto arrivare nei posti che non conosco, Ma nelle passiamo persone che non conosco. dal fatto. Dopo una mezz'ora di fermo statua nel luogo del delitto, di pensieri bloccati, di voglia di riscatto, mio padre venne a prendermi. Rassegnata la sua aria, nessun commento. Solo un come stai tu? Bene? Questo è l'importante. Mio padre. Non ha mai avuto tantissime parole da dire nelle occasioni, nel bene e nel male. Basti pensare che nelle telefonate di auguri di compleanno ad amici o parenti parla sempre solo dopo mia madre, dicendo non mi dilungo, ha già detto tutto mia moglie. Auguri. Tra un silenzio, una parola e un altro silenzio, arrivavamo al comando dei carabinieri per sporgere denuncia. Dopo tante domande, una firma su di un verbale e un arrivederci, stavo per andare via quando sull'uscio della porta dell'ufficio mi soffermai un attimo a pensare e mi voltai verso il tutore della legge. Una curiosità, dimmi, se questi ragazzi vengono trovati, che succede?